codice creatore Lauridis. Usalo per derankare da Gran Champion a bronzo in soli 7 giorni. Per alcune persone potrebbe volerci più tempo. Hola, hola, hola. Ciao bello, sono Lauridis e siamo su un video di preset o di pre-8 o di pre-9, l'hai capita? Perché preset è tipo preset. Che so. Scusa. Faccio vedere tutti i miei preset per l'Octane. Ogni tanto ne faccio qualcuno in live, ogni tanto no, quindi facciamo un bel riassuntone. Cominciamo con la mia Octane classica. È la mia Octane. Quella blu è così, quella arancione è così. In quella blu abbiamo l'Octane Purple, ovvero l'Octane Viola. La scisa, come di call, non colorata. Il viola è questo qui, quindi il quarto dell'ultima colonna. E il colore secondario è il primo viola della terza colonna. Le vernici sono metallic pearl, ovvero metallizzato perlato, come lo traduce. Penso sia metallizzato perlato. E la secondaria è moon rock. Sarà, non lo so, roccia lunare, roccia di luna, non lo so. Vabbè, questa qui. Ovviamente nei commenti aiutami se c'è qualche vernice che traduco male o che in italiano ha un nome completamente diverso. Scrivilo nei commenti, così tutti lo sanno. Andiamo a quella rossa, quell'arancione. Quell'arancione c'ha il terz'ultimo rosso della terza colonna. Quindi terz'ultima. E la vernice è danneggiata dal sole. Ti crea questo effettino di rotto, di molto. Mi piace, ci sta. La secondaria invece, quarta colonna, primo arancione. E la vernice è metallico spazzola. Brush metal qua, non lo so. Come ruote abbiamo le Apex viola, che stanno un bijou. Mentre per la macchina arancione abbiamo le Reaper normali. I Reaper normalissimi sono molto più facili da avere rispetto alle Apex. Come boost abbiamo lo standard. Io uso sempre solo standard, quindi ogni volta che tu vedi un boost nel mio video è sempre lo standard colorato o l'alpha boost tramite Backless Mode. Abbiamo il boost rosso per la macchina rossa e il boost viola per la macchina viola. Semplicissimo. Come con l'Explosion uso lo Splash e come scia uso il classico. Mentre per la macchina rossa uso la Season 4 Gold. Tu probabilmente non ce l'hai se giochi da poco, quindi qualunque scia dorata sul giallo. E questa è la mia Octane, cioè la mia Octane. Questo è quello che dice, è l'Octane di Laura. Mia, questa è mia, capito? Non mi devi toccare. La fraga morte. Questa è semplicissima, Octane bianca. E quindi qua già semplicissimo non c'è, però puoi anche usare la normale. Un po' perde, però. Vedi, questo è l'abito scuro e si comprava nello shop a 1 euro. Se non l'hai devi riaspettare che esca nello shop. Dell'adesivo non puoi cambiare colore, è solo nero. Come ruota abbiamo le 10 nere. E come boost abbiamo lo standard bianco, per spezzare un po' questo nero. Invece come copricapo abbiamo il top hat, normalissimo. E dipende dall'evento, possiamo averlo cobalto, possiamo averlo pink. Dipende dove siamo, se siamo invitati, dipende dove siamo invitati, dipende l'evento. Come esplosione gol uso la Solar Flare bianca, molto molto bella. E come scia il Tachyon bianco. Questo non so se puoi averlo o puoi comprarlo, non ne ho idea. E questo è semplice. Poi abbiamo l'Octane con la Luster. Si spiega da sola, però Octane bianca, entrambi i colori. Luster per entrambi i colori. La Luster non puoi più averla perché era un drop ottenibile con Twitch Prime. Se dovessi avere la Luster, però i colori sono blu scuro, blu, sto blu ogni volta. Blu scuro, terza colonna, e bianco. E qua rosso scuro, quarta colonna. E poi quarta, e bianco, semplicissimo. Ruote, zomba bianche, per flexare. Standard blu per la macchina blu e standard rosso per la macchina rossa. Come espressione quella abbiamo questa che è bellissima, la nuvola di sabbia, blu e rossa. Guarda che bello. E come scia invece abbiamo la Season 4 Silver, che è quella che uso più spesso quando voglio una scia bianca. Scia ne ho poche, devo comprarne un po', ne ho veramente pochine. Ora andiamo alla Vaporwave. Qua siamo alla Stipplegate, che è la di col Black Market, che mi piace di più in assoluto. È bellissima, rende la macchina, non lo so, bella, cioè rende la macchina non so come spiegarlo, ma rende la macchina bella da usare. Fluida. Questa è la macchina blu e questa è quella arancione. Devo ancora trovare le ruote giuste, però ci ho messo quelle nere e a volte alterno quelle cristiano o altro. Però devo ancora comprare le ruote giuste per questo set. Abbiamo Octane normale, Stipplegate per entrambi i set. I colori sono questi: terzo azzurro della quarta colonna e terzo rosa dell'ultima colonna. È fatta perché la Stipplegate vuole solo un colore. Guarda che bella, quanto è bella questa dico. Come ruote abbiamo le Honda tagliente e questa è sky blu. Mentre per l'altro set dovrei usarle probabilmente pink, ma non le ho al momento. E non so neanche se è il pink giusto. Quindi al momento uso quelle nere. Sono tutte e due invertite. Quindi sono le onde tagliente invertite, colorate. Questa è sky blu. Questa è nera. Come boost abbiamo lo standard black, che ci sta molto bene. Per entrambi i set. E come con l'Explosion uso il monsone, cioè, però nero. Come scia invece ho messo l'Haloptide perché mi piace. È la mia scia preferita e so che non c'entra niente quell'arancione lì. Però oh, mi piace, cioè mi piace e volevo usare questa. Ok, non giudicarmi. Però io non ci posso fare niente, sono innamorato di questa scia. Che ci sta veramente male in questo set, però guarda cambio. Ho cambiato, contento. E non chiedermi perché, ma in questo set ci ho messo il motore della Nissan.
Non lo so perché. Sì. Poi abbiamo l'Octane con le Shushquanna. Ma questo è semplicissimo. È un Octane normale, non bianca. Con la di code Shushquanna, semplicissima, con le nipper normali. Il colore non puoi cambiarlo. E le nipper base sono le ruote perfette per questo set. Col boost Sky Blue, ovviamente. Boost Sky Blue penso sia uno dei boost più belli. Ha un colore veramente spettacolare. E come con l'Explosion abbiamo lo Splash, perché ci sta col set, capito? Acqua, Sky Blue, non mi chiedere, va bene così. Come scia, Light Speed. Altra scia base perfetta per questo set. Questo è un set molto carino che ho usato per un bel po'. Molto molto clean, mi piace un sacco questa di Cole. Poi abbiamo il Flex Apex, ovvero un set in cui ho voluto flexare le Apex. E ho voluto usare una vernice che non uso quasi mai. Il set blu è così. E a me piace un bel po'. Come avrei capito, il rosa mi piace un bel po' su Rocket. E abbiamo come di Cole la Gale Fire. In italiano si chiama onda di fuoco, forse. I colori sono blu scuro, l'ultimo blu della terza colonna, è bianco, semplicissimo. La vernice è straight line, ovvero linea dritta, e la secondaria è Dragon Scale, che penso sia chiamato uguale perché nel sito non trovo la traduzione. Scale di drago, non lo so. Mi raccomando, aiutami tantissimo nei commenti, perché non... alcune le vedo nel sito, alcune no. Quindi questa non... Mentre per la squadra arancione abbiamo sempre linea dritta come vernice, mentre per la squadra arancione abbiamo sempre linea dritta come vernice principale, ma per la vernice secondaria abbiamo semigloss. Dovrebbe essere semilucido in italiano. Come ruota abbiamo le Apex bianche, ovviamente sono costosissime. Il boost è il bianco, standard bianco. Il boost è sempre lo standard, però come vedo tutti gli standard colorati, li ho comprati tutti, quindi ogni volta il colore che mi serve. L'esplosione è di nuovo Solar Flare bianca, perché è bellissima in un set in cui flexi ci sta. Mentre la scia è il Tachyon bianco, Tachyon 3 bianco. E questo è tanto per flexare un po' le Apex mentre uso una vernice non tanto usata. E poi abbiamo la Sakura. Il preset si chiama in questo modo perché uno dei miei mod non riusciva a trovarla e quindi... Sì, abbiamo questa per la squadra arancione e questa per la squadra blu, che mi piace, però le Anasha un po' stonano. Hanno dei colori perfetti per questo set, le ho comprate per questo quando ero nello shop, però non mi fanno impazzire, quindi le ruote... Set blu, Octane arancione, set arancione, Octane bianca. Decol è la Sakura, sarebbe carina trovarla di altri colori perché ovviamente è una bella Decol. Quindi team arancione, Sakura normale. Team blu, Sakura Sky Blue. Ovviamente non si può comprare perché l'adesivo che ottieni... come ricompensa dei tornei. Come vernici uso di nuovo una vernice che non si usa molto spesso, perché quando faccio dei preset nuovi mi piace usare vernici che non vengono usate tanto. Per cambiare, ci dobbiamo cambiare. Partiamo con quella blu. Intanto è il blu più scuro della terza colonna, mentre il secondario è il quarto arancione della quarta colonna. Come vernice abbiamo l'Exo, che penso abbia lo stesso nome in italiano. Dovrebbe chiamarsi Exo. Non so neanche se è scambiabile, però dovresti averla. Forse è tra quelle che danno come ricompensa. No, non lo so, comunque dovresti averla. Quindi la prima vernice è Exo, la seconda invece è cartone legno. Dovrebbe chiamarsi pure in italiano cartone legno. C'è anche il legno normale se preferisci, però vedi, questo cartone legno dà un effetto un po' più di legno proprio all'albero. Per il team arancione invece abbiamo il terz'ultimo rosa dell'ultima colonna, sempre con vernice Exo. Spero si chiami Exo, mi raccomando, nei commenti. Mentre come secondario è il bianco, il primo bianco. E come vernice è sempre cartone legno. Questa è proprio, mi piace un sacco, questa mi è venuta molto clean. Questa mi convince un po' di meno per le ruote, ma non ne andiamo a parlare. Come ruote abbiamo le Anasha arancioni, uscite nello shop, non so se si possono scambiare. Come alternativa all'inizio avevo messo le nipper. Quindi c'ho le nipper arancioni. Se le hai e ti piacciono di più, ci sono queste. Sono anche un po' più clean rispetto alle Anasha. Mentre per il team arancione abbiamo le zomba bianche. Come boost abbiamo il bianco per il team arancione e lo standard per il team blu invece, perché riprendiamo l'arancione così, molto molto carino. Invece come esplosione gol abbiamo la rigoglioso. In italiano questa si chiama rigoglioso, non so perché, lo so, ma si chiama così. Arancione e rosa. E direi ci sta molto bene in questo set, perché il set è fatto apposta con l'albero, il ciliegio. E come scia ovviamente la Lutide per il team arancione, perché qua ci sta, c'è anche l'arancione. E invece ci sono 4 silver per la macchina bianca. Questa macchina a me piace molto, devo dire. Poi abbiamo un set in cui flexiamo le OM grigie. Semplice, lo uso spesso perché è molto semplice, in partita ha un bel feeling. In cui abbiamo l'Octane normale per entrambi i set. Come dico, abbiamo l'Abtruse nera. Abtruse, in italiano si chiama nello stesso modo, Abtruse. Lo puoi usare anche normale, vedi, non cambia tantissimo. Però se lo usi nera, c'è un effettino in più. Come colori abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, quinta colonna, ultimo azzurrino che dà questo effetto jeans. E come secondario... nero. Come vernice invece abbiamo pearlescent matte, ovvero opaco pearlescente, e come secondario Mako Marks. Ora io questo non so cosa sia, questo effetto vedi tipo a scaglie, zigri, non so, questo effettino qua. Ho provato a cercarlo in italiano e non lo trovo, quindi o ha lo stesso nome o è cambiato completamente. Prego aiutami nei commenti perché non lo so, comunque Mako Marks, non lo so com'è in italiano. Nel team arancione invece abbiamo rosso, terz'ultima colonna, ultimo colore. Sempre pearlescent matte, ovvero opaco pearlescente. Nero come secondario. E come secondario abbiamo di nuovo il metallico
spazzolato, satinato, non lo so, sarà satinato, non lo so. Come rota abbiamo le OM grigie per entrambi i set, e come boost lo standard Neru. Esplosione con la Puff, e invece come scia abbiamo la Rally Trax 2. E poi andiamo a Ziggolo Zagolo, questo è un preset che mi piace molto. Octane bianca per entrambi i set, la Decol e la Z Current. Ecco, vedi, Current bianca per entrambi i set. E per la squadra blu, non so, per la squadra blu abbiamo l'ultimo blu della terz'ultima colonna, secondario e nero. Le vernici non le possiamo cambiare perché è un adesivo animato e non si possono cambiare le vernici. Poi abbiamo il quarto rosa dell'ultima colonna e come ultimo bianco. Si può anche fare nera se ti piace di più, vedi, crea un effettino nero. Però con il rosa mi piace di più metterla bianca. Magari se vuoi fare un bianco scuro, top, sta anche meglio. Oppure bianca bianca, questa decisione tua. Le ruote usiamo le foto bianche per entrambi i set. Questo che ci sta, vedi, le foto hanno questa scia che continua, riprendono un minimo la decol. Come boost invece abbiamo lo standard blu per il blu e il rosa per il rosa. E come espressione gol l'ho cambiato da poco e ho messo il quasar blu per quella blu e il pink per quella pink. Non le ho mai usate queste con l'explosion, le ho viste da poco mentre cambiavo set e le ho messe per questo set, ci sta riprendono un pochino il tutto. Come scia invece ovviamente la season 4 silver, mi dispiace ma per le scie bianche uso quasi sempre questa. Poi abbiamo la charab, vabbè la c'è lo scarab, però questo è perché ne è nello shop gratis fino a ieri, per quando esce il video ormai non c'è più. Se non sapevi che c'era, seguimi su Instagram o entra su Discord, perché c'è sempre la sezione shop. Quando c'è qualcosa di carino faccio sempre qualche storia. Ora invece andiamo all'Octane che abbiamo fatto oggi in live, la Cacciottane. Cacciottane, questo perché la Digola è la cacciatrice, quindi Cacciottane, che è molto molto clean. E questa invece è quella viola, mi piace un po' di meno quella viola, ovvero quella della squadra blu, però ci sta. Squadra arancione Octane Lime, per la squadra blu Octane Viola. Come Decol abbiamo la cacciatrice, quindi sarebbe Huntress oppure cacciatrice in italiano. E come colori abbiamo il primo viola, non più l'ultimo, non più quelli bassi, ma il primo viola dell'ultima colonna. E come secondario Neru, questo per togliere l'effetto cacciatrice, che è carino, se ti piace puoi ripeterlo, vedi. Se metti lo stesso colore ci sta, però io preferisco tenerla clean, con meno dettagli. Per la squadra arancione invece abbiamo il primo giallo della prima colonna e come secondario di nuovo nero, questo per togliere più dettagli possibili. Come ruota abbiamo le FSL oppure le FSL Lime, mentre per la squadra blu abbiamo le Chakram Viola. Come boost ovviamente lo standard Viola e lo standard Lime. Come con l'Explosion invece abbiamo questa Lime, mentre abbiamo l'Airstrike Viola ovviamente per la macchina blu. Come scia abbiamo invece la Laser Wave 1, che è bellissima e sta benissimo con questo set viola. Invece per la macchina arancione, ovvero questa Lime, abbiamo il Tachyon 3 Lime. Il Tachyon si chiama sempre Tachyon in qualunque lingua, non so se si può comprare, penso di sì. Questo è molto molto carino. Poi abbiamo la Froctane, perché è Mindframe, quindi Fr con Octane, quindi Froctane. Alla chat è piaciuta, però l'abbiamo fatta oggi, piace molto alla chat e a me non fa impazzire. E abbiamo un Octane arancione e un Octane bianca, rispettivamente arancione per la squadra blu e Octane bianca per la squadra arancione. Come dico, il mainframe normale non è bianco perché non ce l'ho. I colori sono blu scuro, quindi ultimo blu della terz'ultima colonna, e terzo arancione della quarta colonna. Mentre per la squadra arancione abbiamo il terzo rosa dell'ultima colonna e il primo bianco della bianco, cioè bianco. Come ruote riflexiamo le apex bianche, mentre per la squadra blu mettiamo le nipper arancioni. Come boost al solito lo standard blu per la squadra blu e il pink per la squadra arancione, che casino. E come scie, indovina indovina, season 4 silver, ovvero la ricompensa stagionale della, della stagione 4. E indovina indovina, Hollow Tide per quella per la macchina blu. Come ultimo set per oggi abbiamo la Scam Octane, ovvero ho scammato la chat perché li ho fatti votare tra macchina bianca e macchina normale. Ha vinto la bianca, ma a me non piaceva e quindi ho messo la normale, scammando l'intera chat. E abbiamo l'Octane normale, la Riser che si otteneva nei vecchi tornei. Se non hai giocato nella vecchia stagione non puoi più ottenerla, di questo mi dispiace. I colori sono blu scuro, ultimo blu della terz'ultima colonna, e nero, nero, nerissimo. Mentre per la squadra arancia abbiamo ultimo rosso della terz'ultima colonna. Quante volte ho detto terz'ultima questo episodio? E abbiamo Neru. E flexiamo le veloce nere, perché ho scoperto che valgono un centinaio di euro. Non lo sapevo, le avevo nell'inventario. E quindi ci ho fatto il preset oggi in live. Ti devo dire, mi piace un bel po', perché è molto dark, molto batmanesco. Non lo so, non chiedere. Lo standard Neru come boost. Ci mettiamo un party time per cambiare. La macchina è molto tetra, dark. Noi ci cambiamo con questa esplosione umoristica. Lo so, uso sempre le stesse scie, lo so. Però mi piacciono pochi di scia. E poi ne ho pure poche, devo comprare un pochino. Quindi, Rally Trax. E con questo abbiamo finito. Mi raccomando, fammi sapere
quale preset ti piace di più, quale magari mi copierai, quale userai, quale già conoscevi, se magari già ne conoscevi qualcuno. E mi raccomando, aiutami con la traduzione perché non so come traduco in un bel po' di oggetti. Quindi fammi sapere se il video ti è piaciuto, è un video diverso in cui ho fatto tutti i preset, un po' di impostazioni, perché comunque me lo chiedevano in molti, quindi finalmente ho fatto il video in cui faccio vedere tutto quello che potevo far vedere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. I just can't